mi sembra, mi spiace di dover parlare di queste cose un po' traferato, mentre con, dico, con questi discorsi noi pronunciamo una definizione della nostra vita e tracciamo un'indicazione ultima al cammino della nostra vita che non ha l'uguale, che non ha l'uguale almeno dal punto di vista della totalità nella comprensione dei fattori umani. Io voglio riassumere, riaccennare ancora una volta al simbolo su cui ho tanto ragionato. Quid est veritas? È la risposta a questa domanda che crea tutte quelle faccine che abbiamo visto l'altra volta. La domanda quid est veritas riassume l'urto iniziale con la potenzialità dei passi di non fine. Ma è la domanda che ha fatto Pilato a Cristo. Immaginiamoci facilmente, Pilato non si era mai posto probabilmente quella domanda, ma sentendo la parola qualcosa è stato evocato in lui, ma non ha aspettato una risposta. Perciò la domanda di Pilato è un po', diciamo, cinica. Quid est veritas, vir qui ad est, dice Sant'Agostino. Questa è la risposta cristiana. Vir qui ad est, un fatto umano, una presenza umana. Vir qui ad est, una presenza umana. Per questo San Paolo, scrivendo ai suoi amici della città di Filippi, diceva che lui non aveva niente da invidiare agli altri, cioè che non si sentiva minimamente a un livello inferiore degli altri, che anzi, ma che tutto avrebbe abbandonato per la conoscenza di Cristo. E San Tommaso d'Aquino, che a prescindere adesso dal fatto che nelle vostre scuole, saltando con una obiettività e un'intelligenza veramente encomiabile, saltando mille anni di storia del pensiero, non è più neanche citato nelle vostre scuole. San Tommaso d'Aquino, che comunque, nonostante questo, rappresenta uno dei più grandi geni dell'umanità, del pensiero umano, diceva: se io avessi un libro dove c'è dentro tutto uscibile, capite che io abbandonerei tutto per leggere questo libro. Leggendo questo libro mi incontrerei nella totalità della conoscenza. Questo libro, dice, è Cristo. Se Cristo è il mistero, vuol dire il significato ultimo di tutto ciò che è, secondo la
totalità dei suoi fattori. Questo nello studio del senso religioso avete visto, questo rappresenta l'oggetto proprio cui la ragione tende, che è la vita della ragione. Ma inarrivabile rimane il mistero. Questo mistero è diventato un uomo fra di noi, una. Il messaggio cristiano dunque è questo. Il significato di tutto, ciò di cui tutto ultimamente è fatto e per cui tutto ultimamente è fatto, a cui tutto ultimamente tende, è destinato e tende, è questo uomo, una realtà umana presente. Da allora è l'Emmanuel, il Dio reso presenza umana. Ma abbiamo visto che la domanda più drammatica si impone. Come io oggi, dopo 2000 anni, posso prendere rapporto con quel fatto, nella sua grande, sterminata pretesa, in modo tale da poterlo riconoscere, da poterne riconoscere l'autenticità e da potergli aderire, non perché non so altro che fare, ma con quella ragionevolezza che deve fondare adeguatamente una dedizione, un abbandono della mia vita a lui così come esige. Non vi dico tutto quello che abbiamo già accennato l'altra volta, richiamo soltanto la risposta. La personalità divina di questo uomo rende la sua umanità capace di introdursi nel tempo e nello spazio, di penetrare tempo e spazio, di penetrare la storia, assimilando misteriosamente a sé tutti coloro che il Padre gli dà in mano, tutti coloro che lo riconoscono, tutti coloro che hanno fede in lui. E così si crea una realtà nuova dentro la storia, un protagonismo nuovo dentro la storia, un fenomeno nuovo dentro la storia che della storia veicolo il contenuto ultimo, il significato del destino. La Chiesa, corpo misterioso, avevo portato il Nuovo Testamento per leggervi il brano di San Paolo più significativo a riguardo, espressione del credo dei primi cristiani, ma non voglio attardarmi troppo perché voglio accennare a tante altre cose. Corpo misterioso di Cristo, popolo di Dio, quando vedevano quell'uomo camminare oppure discutere con loro, con l'aggravante che non erano d'accordo con loro su tante cose, quando si trovavano di fronte a quell'uomo che parlava, che viaggiava o che mangiava magari con i peggiori, con i mafiosi della società o con le prostitute, e lì si scandalizzava il fariseo, vale a dire il fariseo, colui che aveva un suo concetto puro di Dio, un concetto puro a suo modo di Dio. E si scandalizzava perché per quella inaudita e inaudibile pretesa che il mistero in qualche modo coincidesse con quell'individuo a cui si poteva dare uno schiaffo, come glielo diedero, a cui si poteva strappare i capelli, contro cui si poteva inveire. È analogo il nesso tra colui che si propone e l'uomo di tutti i tempi. Per
hanno veduto, quello che i nostri orecchi hanno udito, quello che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, dice San Giovanni ai primi cristiani. Il rapporto fra questa inaudita proposta e l'uomo di tutti i tempi passa attraverso, ecco, la fattispecie di quella proposta è fatta di noi, tutta di gente come me, come te. E in questo senso il fariseo di tutti i tempi, in nome della moralità e in nome della purezza del pensiero, si scandalizzerà del metodo che Dio ha usato. Ma il meccanismo è identico ora e da allora. I farisei si scandalizzarono di quel brandello di umanità che pretendeva essere. E l'uomo di tutti i tempi si scandalizzerà di questo brandello di umanità che è la Chiesa, il segno che veicola la sua presenza. Allo stesso modo, quando sbalzò San Paolo da cavallo sulla strada di Damasco, gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non aveva mai visto Cristo e perseguitava i cristiani. È per questo che, scrivendo, come ho già accennato, ai cristiani poteva dire: non sapete che siete membra di Cristo e quindi, concludendo, siete membra l'uno dell'altro. Talmente una unità più profonda di quella della carne e del sangue vi lega a coloro che il Padre ha scelto con te. Io non posso attardarmi, dico soltanto che l'hic et nunc di Cristo è nella Chiesa. Questa sua trama esteriore che lo veicola, fatta di uomini, perciò, per definizione, la Chiesa dice: io sono una realtà umana, quindi profondamente capace di errore. Mille umani a me alieno punto, qualunque cosa abbia commesso un altro uomo può trovarsi tra di noi, eppure io porto il divino. Vedete, il tempo e lo spazio sono gli strumenti espressivi con cui l'uomo può comunicare se stesso. Se io posso parlare a voi è perché siamo nello stesso luogo e nello stesso momento, ma io non posso in questo momento parlare ugualmente ai miei amici di Milano, perché il tempo e lo spazio, come sono strumenti espressivi, così nello stesso tempo, secondo l'ambiguità della realtà, sono anche blocco dell'espressione, inibitori, sono il limite, stabiliscono la possibilità e il limite dell'esprimersi. Ma la potenza divina che in quell'uomo vince il tempo e lo spazio, li vince nel senso che ne abolisce la capacità limitativa. Egli è il vincitore della morte. La morte è il segno supremo del tempo e dello spazio come limite. Abolisce il limite. Egli risorto abolisce il limite. Ed è per la potenza di Cristo risorto che noi, se lo riconosciamo, siamo una cosa sola con quella abolizione dell'estraneità di cui abbiamo parlato l'ultima volta e che è indubbiamente una delle esperienze più commoventi cui ognuno di noi è chiamato in qualsiasi momento
della sua vita. E infatti nella messa, io quando c'è l'abbraccio di pace, io preferisco sempre questa formula che è pur segnata nel messale. Nello spirito di Cristo risorto, datevi un segno di pace. Cioè in quella potenza dello spirito che Cristo risorto si è conquistato con la morte, esprimete la pace, cioè l'unità profonda che c'è tra di voi. Noi crediamo in Cristo morto e risorto, in Cristo presente qui ed ora, ci aveva detto il Papa, come ho già ricordato. Benissimo. Il presente qui ed ora ha come forma la nostra unità. Nella sua complessità o completezza chiesa, ma che emerge laddove anche due soltanto sono riuniti in mio nome, come ha detto lui. Laddove uomini estranei al di là riconoscono una unità tra di loro più profonda che quella stabilita dalla carne e dal sangue, perfino, come abbiamo detto nel Vangelo un po' di tempo fa, perfino implicando perfino il rapporto del padre e la madre, più profondo di quel rapporto, la Chiesa. Ma se la Chiesa è realmente la presenza di Cristo, la modalità con cui la presenza di Cristo realmente ci accompagna, se la Chiesa è veramente il sacramento, il segno che veicola realmente ciò di cui è segno, se la nostra unità è realmente questo ambito dove Egli è presente, ma allora, vivendo questa unità, vivendo questa Chiesa, noi dovremmo sperimentare quello che hanno sperimentato 2000 anni fa coloro che hanno seguito Cristo. Dai frutti li conoscerete. E quando fu attaccato alla fine della sua vita, la sua difesa fu questa: guardate quel che ho fatto. Come mai non ricordate più ciò che io ho detto e fatto? Dai frutti conoscerete. Non esiste nessun'altra logica possibile. Se la nostra unità è il mistero, o il mistero della Chiesa, unità totale, veramente porta Cristo e le porte degli inferi, la negatività del tempo non riuscirà mai a distruggerla, a fermarla. Allora, vivendo questo, noi dovremmo vivere quello che hanno vissuto Giovanni, Andrea, Filippo e Simone, Natalena in quella prima pagina, vi ricordate? O la Maddalena, o la Samaritana, o Zaccheo, o Matteo, o Pilato, quid est veritas. E io voglio accennarvi appunto sommariamente questa sera a questi aspetti di esperienza a cui io e voi, ognuno di voi, siamo chiamati perché siamo stati battezzati, cioè afferrati da questa storia che veicola il senso di tutta la storia, perché anche i popoli, diceva all'Areopago San Paolo, ve l'ho già citato, in tutte le loro migrazioni cercano il Dio, cercano l'assetto, quell'assetto pacifico ultimo, cercano quell'ultimo,
buon umano è fatto. Voglio accennarvi a quegli aspetti dell'esperienza a cui tutti siamo chiamati, vivendo la quale, sentendo i quali aspetti, con serietà, con attenzione appassionata, noi possiamo capire che una dimensione diversa è tra di noi, che tu sei tra noi, o Cristo. Una nota prima di tutto quanto voglio dire. È un brano del diario di Kierkegaard. Ecco l'importante nella vita. Aver visto una volta qualcosa. Aver sentito una cosa tanto grande, tanto magnifica, che ogni altra sia nulla al suo confronto. E anche se si dimenticasse tutto il resto, quella non la si dimenticherebbe mai più. Questa è la descrizione di un inizio che per molti fra noi è continuato e ha ricreato una vita. C'è una percezione, la percezione, come l'udire un accento senza paragone, irrepetibile, imparagonabile, anche magari per un cenno fuggevole percepito, anche quasi per tangente essendone toccati, ma qualcosa, una caratteristica che in nessun altro nostro rapporto umano è possibile ottenere, una apertura improvvisa di speranza pura, uno spalancarsi degli occhi alla luce, o la, diciamo più banalmente, uso la parola brutta, non dovrei usare, la sensazione per la prima volta in vita, accostando quella persona, accostando quel gruppo, accostando quella realtà espressiva della Chiesa, la sensazione che la fede, il mistero, la fede, Cristo, sì, siano la vita, o in senso più anonimo, la sensazione che veramente che la vita ha il suo significato, una sensazione di positività ultima. Io adesso cerco di avvicinarmi a una vibrazione che la maggior parte di voi che mi siete amici ha provato, ed è magari un frangente, un istante, si tratta di un istante o di un frangente di tempo che può anche sembrare subito oscurato e non più riemerso, ma uno non può più negare di averlo avuto e non può più ottenere nella vita un rapporto o introdursi in una esperienza paragonabile. Come è greve e pesante l'esperienza della bellezza e della positività quando è superficiale, quando è senza il motivo adeguato. Qui non c'è stata, in quella volta che per cui sei cominciato ad entrare nella compagnia nostra, non c'è paragone, non c'è nessuna pesantezza. La pesantezza è venuta dopo, viene ora, che se tu capisci, che se tu potessi trattenere o memorare, ricordarti di quel frangente, di quel momento, sarebbe, ecco, come diceva Leopardi, la vita sarebbe come qualcosa che continuamente si invia,
dice nel pastore notturno, nel canto del pastore, no? Così è solo accostando uso il termine generale, perché può essere la propria madre, può essere il proprio padre, può essere il ricordo di una preghiera, come può essere il ricordo, come per me è stato, della madre che viene ad incalzare tutte le sere le coperte al proprio bambino, ricordandogli con frasi sempre diverse e brevissime qualcosa che poi sedimenta nel profondo della mente e del cuore, per sempre. Ma l'aver accostato un compagno, l'aver visto e partecipato a un momento, insomma, l'aver accostato in qualche modo un'espressione della Chiesa viva, come una fiamma che t'ha bruciato, che t'ha toccato, perciò come quando si accende male la sigaretta e va via e si bruciano le sopracciglia. Un fatto che non si può più negare ed è imparagonabile, in questo senso è affascinante, perché è una sfida tutta la vita. Quando Gesù disse costruirò la mia chiesa e la negatività del mondo non potrà mai arrestarla, è una sfida. Immaginate questo piccolo uomo in uno sperduto viotto di paese, della più sperduta regione dell'impero romano di allora, che osa dire così, come prima ancora una ragazza di 15-16 anni aveva osato dire: tutte le generazioni mi chiameranno beata. Una sfida alla storia, perché se la storia durasse 2 milioni d'anni e venisse meno la sua presenza un giorno prima dei 2 milioni, avrebbe perso la scommessa. È divino soltanto il coraggio con cui si può fare questa scommessa. Ma è nella misura in cui noi abbiamo accettato o richiamiamo quel momento di luce, quell'istante di calore, quella percezione imparagonabile, come se la verità fosse stata ad un tratto, a un decimetro dalla mano, come se fosse stata afferrabile. Quanto più noi ricordiamo questo, tanto più le cose si mutano in uno strano modo, restano tale quale, come io resto tale quale. Le cose restano quello che sono, non si perde un capello del capo. Anche una parola oziosa mantiene la sua dignità. Ne saremo giudicati. Ma avviene una bellezza, avviene l'esperienza di una bellezza che nessun abbandono estetizzante potrà mai nella vita supplire. San Tommaso d'Aquino dice che la bellezza è fatta di integrità dei fattori, simmetria, e poi usa il termine claritas. Benedetto Croce traduceva questa parola claritas, lo traduce con chiarezza, mentre il grande Joyce questa terza parola di San Tommaso la traduceva con la parola radiosità. La realtà acquista una comunicatività che è un invito a radioso, perché c'è una luce, sprigiona una luce dalle cose, per cui ti lasciano intravedere qualcosa d'altro. È come se il mondo si fosse dualizzato, dice questo commentatore, in ciò che appare e in ciò che viene manifestato da quanto appare. Quello che appare non è tutto,
amici, e la vita familiare, e lo sguardo al futuro, e la fatica dello studio, acquistano una radiosità, cioè una bellezza appena accennata, se volete, perché qui, anche qui si tratta di ascesi. Solo l'ascesi può rendere orizzonte normale e può rendere cielo firmamento continuo questa trasformazione nel modo di vedere le cose. Voglio dire semplicemente che come allora, come per, vi ricordate Giovanni e Andrea, quando sono stati a casa sua era la percezione di una cosa assoluta che non ha più avuto uguale nella loro vita, e la vita è diventata per loro carica di una radiosità che prima non poteva avere, e per questo non l'hanno più lasciato, anche quando non capivano. Maestro, anche noi non comprendiamo, ma se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole che spiegano le cose. Bene, dico che oltre questo richiamo di promessa, che però a mio avviso è il più profondo di tutti, la vita di comunità cristiana, la vita vissuta in qualche modo dentro la compagnia ecclesiale, dà due frutti che evidentemente io riassumo tante cose che si potrebbero dire. La prima sembra chiara, ovvia. Il mistero, io intendo per mistero quello di cui parlo nel senso religioso, vuole dire il ciò di cui tutto quanto è fatto, a cui tutto quanto è fatto tende, il significato ultimo, cui volente o nolente, con rabbia capaneica o senza rabbia capaneica, con umiltà, la Teresina di Gesù, ogni uomo deve cedere, anche se per consolarsi, per consolare il proprio orgoglio, lo può indicare col termine fato. Il mistero non resta più anonimo, ciò per cui ti alzi il mattino e vai a letto la sera, ciò per cui tu studi, ciò per cui devi soffrire per una malattia o per la morte di una persona cara, ciò per cui il tempo ti fugge, ciò per cui la realtà non ti dà quello che ti sembrava promettere e quindi ti deprime, o ciò per cui la realtà ti esalta, ti rende euforico, l'occasione effimera. Il significato di tutto questo, l'ultima ragione di tutto questo, non è più anonimo. Dico questo come frutto della vita cristiana, perché non è possibile all'uomo non sentire anonima, tant'è che l'ho citato poco fa, i latini e i greci lo chiamavano fatto, ma anche in tutte le religioni, anche quando definiscono con nomi e cognomi e anche quando vi si riferiscono con tutti i loro sedemici e senza nome, il Dio ebraico è senza nome. Quando gli ha domandato chi sei, gli fu risposto a Mosè: io sono colui che sono, io sono qui, io sono. Io ho già accennato l'ultima volta, forse impazientemente, ma quando il cristiano, ecco, me lo dice San Paolo, il primo cristiano di grazia, nessuno sa dire a Dio Padre come noi. Non è più anonimo, è un nome che è più profondo, è più
tua madre, del tuo stesso nome. Ma io devo bruciare le tappe perché voglio almeno accennare ai titoli delle cose. E questo significa la percezione, la scoperta, ma non è intellettuale, è della totalità dell'io, anche intellettuale. È la scoperta della propria vita come appartenenza. È soltanto là dove il significato ultimo, il mistero, assume un volto, così che io gli dico tu, è soltanto di fronte a questo tu detto il mistero, che l'uomo percepisce la verità suprema della sua vita, che appartiene. L'uomo appartiene. In questo istante tu e io apparteniamo. Ma questo spero che lo leggiate bene sul senso religioso, perché è lunga l'attrattiva di questo accenno. Perché noi non ci diamo istante per istante l'evidenza più grande della nostra vita è che non ci facciamo da noi. Senza coscienza di appartenere a uno, noi non possiamo tollerare di dire io, eccetto che nel momento culminante di una ibris, di un momento di violenza, che poi si sgonfia come pungendo un pallone ad un bambino. L'appartenenza. Senza appartenenza non c'è percezione di sé. Ed è per questo che la grande alternativa è l'appartenenza allo Stato, l'appartenenza alla società. E non esiste nessuna sorgente di solitudine più grande che la propria persona percepita come appartenente alla società. Il senso dell'appartenenza, il riconoscimento che la propria natura è appartenere, salva la nostra vita come salva la vita del bambino, perché è l'appartenenza al padre e alla madre che salva il bambino, la vita del bambino. Ma io non volevo dirlo per questo, questo è un passaggio obbligatorio. È attraverso l'appartenenza, l'esperienza dell'appartenenza, che l'uomo arriva alla certezza, che la vita dell'uomo arriva alla certezza. Guardate, è un'epoca come la nostra, dove tutto deride la certezza e si fa coincidere addirittura la ragione con la non certezza, la dinamica della ragione con la non certezza. Il rifiuto sistematico della possibilità di certezza è uno dei sintomi più gravi della dissoluzione totale della compagine umana. Non esiste più compagine umana, neanche quella della famiglia, neanche quella dell'io. Quando Giovanni Gentile diceva, qui proprio dell'Università di Roma, all'epoca fascista, l'uomo è i suoi pensieri, l'io non è nient'altro che il fascio dei suoi pensieri. Quando diceva quello, lo diceva appunto in una nota di un suo grande testo di filosofia. Ma ora l'uomo vive questa dissoluzione e la sua personalità altro non è che il fascio delle sue sensazioni e delle sue reazioni. La certezza di quello che io sono, l'aspirazione alla certezza del significato rimane comunque anche nell'uomo di oggi. Allora tutta la lotta, la rabbia contro la certezza che domina tutta
l'aria culturale, la mentalità di oggi veramente realizza la favola antica, la favola di Esopo della volpe e dell'uva acerba, che aveva fame, poveretta, ma non potendo raggiungere l'evidenza dell'uva, l'uva che evidentemente desiderava, se ne andò via consolandosi e dicendo: è acerba, è impossibile. Il senso della partenza, ma guardate, il senso della partenza vuol dire l'essere a casa propria, in qualche modo, dovunque, in tutte le parti del mondo, dovunque tu trovi la tua dimora. Ed è un'esperienza impressionante per il nostro, per chi appartiene al nostro movimento, si è viaggiato solo un po', ma questo ti spalanca il cuore, tutto il cuore, secondo l'accezione con cui lo usiamo nel senso religioso, ti spalanca il cuore alla certezza. È solo la certezza, nella certezza che si può costruire solo. È vero per gli ingegneri ed è vero per l'uomo. Senza certezza, in dubbio, nel dubbio non si può costruire, si può reagire. Il reagire come legge della vita fa della vita come un sasso travolto dal torrente, che sta fermo soltanto quando nella secca estiva. Una certezza, ed è sul terreno della certezza che si può costruire. Perché? Perché è sul terreno della certezza che c'è, che si sprigiona quella letizia che permette di costruire. È solo nella letizia, nella gioia, la gioia è con un culmine, ma è solo nella letizia che l'uomo può costruire, può rendere frutto, può lavorare e rendere frutto. Come diceva quella poesia bellissima di Norvi, del poeta polacco Norvi, che il Papa ha citato nel suo discorso all'Università di Katowice in Polonia, che la bellezza suscita meraviglia. E la meraviglia spinge al lavoro, perché il lavoro è l'unità tra l'uomo e la realtà bella. E il lavoro è per risuscitare, cioè per compiere. Dalla certezza della letizia, siate lieti. Ve lo dico ancora, siate lieti. La vostra modestia sia nota a tutti gli uomini. Siate lieti con questa, uso un termine sbagliato, ma con questa reticenza interiore, che è coscienza umile del fatto che tutto è dato. Non è mancanza di questa modestia l'esuberanza che temperamento o età possono rendere facile, ma la vita cristiana, dalla radice profonda del sentirsi posseduta, sentirmi posseduto vuol dire che non sono solo, e che il tempo e lo spazio non mi corrompono, sono dell'essere. L'appartenenza, come il bambino, per capire il rapporto tra Dio e l'uomo, operato in Cristo e vissuto nella Chiesa, bisogna sempre ritornare come paragone alla vita del bambino. E infatti l'ha detto anche lui, da questa appartenenza la certezza, dalla certezza la letizia, una letizia profonda che sta anche col pianto, che non è strappata neanche dalle delusioni più gravi. E nella letizia la capacità di operare, di riprendere,
di operare, cioè di riprendere, perché il lavoro è sempre una ripresa, perché altrimenti l'uomo sarebbe soverchiato dalla delusione, sempre, perché tutto è sproporzionato, tutto non coincide. Nella che sta dentro il cuore anche dell'esuberanza più giovanile. Non ci è perdonata questa certezza. È per questo che siamo emarginati o sentiti come nemici. E non può il cristiano non essere tentativamente emarginato e in qualche modo essere sentito come nemico. Immaginate 50 anni fa, se fosse venuto un negro, poniamo uno dell'Africa, in una città dove di negri non ce n'erano ancora, e dentro un bar gremito, perché queste cose le abbiamo viste noi vecchi, e tutti come lo guardano, si voltano, e tutti come zittiscono, e come se si ritirassero, ed è come se uno non avesse più voglia di bere perché rischia di bere nel suo bicchiere, perché 50 anni fa poteva essere così. Immaginate quel negro che dapprima non si accorge, se si fosse accorto, se si accorgesse, cosa farebbe? Quale sarebbe la sua risposta umana? Ma come? Sono anch'io come voi, ho il cuore come voi, desidero quello che desiderate voi, sono alla ricerca di quello di cui voi siete alla ricerca. Siamo una cosa sola nel fondo del nostro essere, ed è per questo Noi continueremo a dire, ed è per questo che lottiamo, è per questo che non tolleriamo la menzogna dei giornali, è per questo che non tolleriamo la menzogna di come ci dovrebbero dire educare al vero, è per questo che noi non possiamo fermarci, non possiamo accontentarci, è per questo anche che non ci deprimiamo di noi stessi. Proprio la certezza che dà Letizia e la capacità di Letizia sono il primo sintomo del cristiano, dell'uomo che vive nell'orbita della Chiesa adesso. L'ho già detto prima, tutta questa storia che nasce dal rapporto con Dio di cui si riconosce il nome. Tu, Gesù, Gesù, dulce memoria, Padre nostro, che sei nei cieli. Ho già accennato prima, citando San Tommaso, che tutto si trasforma. Si trasforma la terra. Le cose diventano diverse, restano uguali, ma restano uguali nella loro dinamica sempre più superficiale e diventano diverse come significato. Il mio errore, che può essere peggiore di quello di ieri, più consapevole e più grave di quello di ieri, il mio errore non mi ferma come mi ha fermato ieri. È diverso. Scaturisce, per esempio, una cosa non solo inusitata, ma derisa, tanto quanto è definitivamente suggestiva. Il dolore del male, il dolore del peccato, il dolore. Come i miliziani ebrei non vanno in giro con i
sinistra e per il gusto di ammazzare la gente, ma per difendere i loro kibbutz, per difendere la terra che fiorisce, che hanno fatto rifiorire il deserto. E gli altri non rispondono al fuoco per il gusto di rispondere al fuoco, perché hanno le donne, i figli, le famiglie alle spalle da difendere, il terreno in cui vivono da difendere. Così è la nostra lotta, la nostra certezza, la nostra letizia. Non teme questa lotta, accetta questa lotta per una vita rifiorita, per una terra, la terra della nostra vita che rifiorisce, e perciò dobbiamo difendere dagli attacchi del nichilismo di cui tutta la mentalità di oggi è definita, nichilismo. Ma se il mistero non è più anonimo, lasciatemi almeno dire questa seconda cosa, il mistero non è più la vita, se il mistero non è più anonimo, dunque conosci tuo padre e tua madre, lo chiami per nome, lì appartieni, sei sicuro, certo, e perciò è dietro, come un bambino che sta giocando con la mamma vicino. E perciò lavori con una indomabilità strana. Se il mistero è anomalo, la vita, se il mistero è anonimo, la vita non è più anomala. Cioè la vita non è più senza legge. La vita non è più senza ordine. La vita non è più senza armonia. La vita non è più, la parola più giusta è, la vita non è più senza ordine. Guardate da questo punto di vista la nostra società è una società totalmente anomala. Malraux, come avete già letto in un librino, spero, dice, fa l'osservazione più drammatica che abbia letto in questi miei anni. Non c'è ideale al quale possiamo sacrificarci, perché di tutto noi conosciamo le menzogne. Noi che non sappiamo cosa sia la verità. Non c'è più nessun motivo per sacrificarsi. Mi capite allora che l'unica legge, cioè l'unico dinamismo continuo, l'unico dinamismo normale, la norma, è la reattività, la pura reattività. E la pura reattività è l'inizio del caos. E per proteggere, dunque, questo caos che sempre più fragilmente uno dice, io ho la mia morale, prima versione, per salvare dal caos. Ognuno ha la sua morale, ma che ognuno abbia la sua morale non toglie che insieme sia un torrente, una situazione torrentizia dove uno va contro l'altro senza salvezza. Ognuno ha la sua morale, ma siccome questo è troppo poco per resistere alla colluttie di Sassaiola che ti percuote, ecco la vera soluzione del mondo d'oggi, in questa concezione anomala della vita propria altrui, senza legge. La legge è quella fatta dal potere, la morale del potere. O i valori comuni, cerchiamo i valori comuni, la morale del potere, perché i valori comuni sono quelli fissati dal potere di qualunque natura, perché anche la morale del potere, il mistero anonimo produce una vita anomala. E siccome non si può sostenere troppo a lungo una vita anomala,
il nome sostitutivo del, del mistero è lo Stato. Io mi sono fatto, come dire, mi sono proposto di essere missionario di questa verità, perché è l'ignobilità più grande cui l'uomo di oggi tranquillamente è rassegnato. Ognuno la sua morale ma non tiene, poteva illudere la fine dell'Ottocento o il principio del Novecento, oppure la morale è quella del potere, la legge è quella che fa il potere e il potere stabilisce i valori comuni da salvare per poter convivere. Così l'uomo diventa schiavo del potere. La moralità, quella per cui l'uomo diventa, sente di vivere, percepisce la certezza su cui sta costruendo, diventa lieto, lavora, riprende, indomabile. La moralità è un atteggiamento, è una dinamica che scaturisce continuamente da un fatto, dal fatto di un'appartenenza. E infatti l'aberrazione della sostituzione totalitaria, l'aberrazione di questa sostituzione ha anch'essa la stessa ragione: tu appartieni allo Stato. La moralità è da un fatto da cui è il dinamismo che si svolge e continuamente viene rialimentato, viene curato e raddrizzato da un fatto cui tu appartieni. E infatti per il bambino la regola, la norma, è il padre e la madre, è la famiglia. La moralità si distingue dai moralismi, quelli a cui ho accennato prima, il moralismo del ognuno fa da sé o dei valori comuni stabiliti dallo Stato. La moralità si oppone al moralismo proprio in questo, che essa vive di un fatto a cui tu appartieni, e questo fatto è diventato presenza, ma questo ha un significato, rivela l'ultimo aspetto della questione per tutti: è da una presenza che nasce la moralità, è nel rapporto con una presenza che la moralità si ingigantisce, si raffina, si perfeziona, sta, riprende, si corregge, senza fine. La moralità è l'atteggiamento che nell'uomo nasce da una presenza a cui l'io riconosce d'appartenere. Ma questo è vero nel piccolo, del tuo rapporto con la ragazza, se è serio, se è appassionato e umano, dal tuo rapporto con i genitori, dal tuo rapporto con i compagni, la lealtà dell'amicizia normale. E così si stabiliscono nella vita i veri valori, i valori che ti rendono certo e lieto, lavoratore, capace di riprendere sempre, perché il valore è il rapporto tra quello che si fa, tra quello che noi facciamo, e il destino. È perché il destino è diventato presenza che è così imponente la logica che ho detto prima per il cristiano. E la moralità diventa veramente sorgente amorosa o di dolore. Il valore in noi non è dettato da altri alienatamente, ma è il rapporto tra quello che si fa e il destino, destino oggettivo. Oggettivo. Il destino che è il mistero per cui siamo fatti, non i termini voluti da un potere che vuol mantenere lo statu quo. C'è
c'è una caratteristica della moralità che nasce dal fatto della grande presenza. Il fatto della grande presenza di Cristo, che per il cristiano è l'origine della moralità, ha un frutto fantastico. Non fa nulla se io mi ripeto, ma questo non si può abbandonare. E il frutto fantastico è, scusate se la banalità, se quello che vi può sembrare banale, ma è l'amore a Dio. L'ho già accennato l'altra volta, è l'amore a Dio. Quando leggevo da ragazzo l'imitazione di Cristo e sono arrivato a quella frase che dice exuno verbo omnia e tu num locuntu omnia e toc est principium codet loquitur in vobis. Da una sola presenza, verbo, una presenza significativa, da una presenza tutto, e tutto grida questa presenza, e questa presenza è anche il principio che parla dentro di te. Una unità di questo genere è inconcepibile, inimmaginabile, perché ognuno sussiste in questa unità, non che generalmente del tutto scompare, o buddisticamente dove tutto, la goccia si perde se stessa nel mare. E infatti chi ha commentato meglio l'imitazione di Cristo, il miglior commento è quello di Jacopo Todi nella strofa che ci siamo citati tante volte. Amore, amore, omne cosa, grida tutto il mondo, amore, amore, omne cosa conclama. Io voglio semplicemente dire che questo è uno stimolo inesorabile che non si può più togliere nel cuore del cristiano. Amore, amore, grida tutto il mondo. Amore, amore, omne omnis, ogni cosa, omne latino che vuol dire ogni cosa, una a una. E poi il con che mette tutto insieme e dà la voce, il grido, il significato unico. Non sono possibilità per qualsiasi altra ideologia. Io sono la via, la verità, la vita. L'amore a Dio, l'amore per Cristo. Guardate questa poesia del Papa, intitolata La Veronica. Nacque il tuo nome fra la gente che per prima vide dove ti aprivi un parco. Immaginate Cristo che sta andando con la croce e tutta la gente attorno curiosa, e tra questa gente una donna. Nessuno la guardava, nessuno si accorgeva di essa. Quando hanno cominciato a vederne la faccia, a dire chi è, quando lei ha incominciato a dar comitato per andare avanti, per avvicinarsi a Cristo, nacque il tuo nome, cioè la tua personalità ha incominciato ad affermarsi fra la gente, fra tutto quello che si vive, che per prima vide dove ti aprivi un varco. Il tuo nome nacque da ciò che fissavi. Dici, voglio essere vicina, così vicina che nessun vuoto si presenti in un distacco da te, che tutto consista. Per questo sto correndo, il cuore si apre un varco nel buio della vicinanza, perché noi siamo vicini a tutto questo, ma nel buio. Non lo sappiamo neanche. Nessuno ti ha fermata, o Veronica, tu sei veramente vicina. Il tuo nome nacque da ciò che fissavi.
la tua personalità, per ognuno di noi è giusto, è vero questo, che la tua personalità nasce da ciò che visi, da ciò che visi, è l'unico oggetto, l'unico obiettivo degno, adeguato, commensurato. Sarebbe il mistero, è diventato presenza, il suo segno, il segnale della sua presenza è la nostra unità. E infatti è da questo amore a Dio che nasce l'amore per il prossimo. E anche se l'avete già sentita, mi permettete di leggere lo stesso. Questo brano dell'intervista della RAI a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa, dobbiamo guardare a questo mondo di poveri, di affamati, a questa umanità ammalata come ad un peso, a una punizione o ad una speranza. Ah, io penso sia per noi un privilegio il fatto che abbiamo l'opportunità di trasformare il nostro amore per Dio in una azione vivente. Uno dei ministri del benessere sociale indiano, qui a Nuova Delhi, mi ha detto: voi e noi stiamo facendo lo stesso lavoro sociale, ma c'è una differenza tra voi e noi. Noi lo facciamo per qualcosa, voi lo fate a qualcuno. Questa intuizione di uno non cristiano: ma chi fa per qualcosa? Fa un progetto. E fare per qualcuno che mi fa amare te, l'altro, tu, perché qualsiasi tu o rifluisce nel tu grande, la grande presenza, oppure si fanno progetti, e che la famiglia diventa un progetto. Ma la cosa più bella è dopo. Madre, ma quali motivazioni hanno le sue sorelle per fare tutto quello che fanno? Esse amano Gesù e trasformano in azione vivente quell'amore. Servire i più poveri dei poveri non è la nostra vocazione. La nostra vocazione è appartenere a Cristo. Ma per questi ammalati, madre, qual è la cosa più bella che potete dare a loro? La gioia di essere amati. Non ricevere vestiti da mangiare. No, non è questione di ricevere. Come quando ho raccolto un uomo da una fogna aperta e l'ho condotto alla casa dei morenti ed egli disse: ho vissuto come un animale nella strada ed ora sto per morire come un angelo amato ed assistito. Dopo 3 ore morì. Poche settimane fa abbiamo raccolto un altro uomo dalla strada, l'abbiamo lavato, pulito, e quindi egli si rivolse a una sorella e disse: sorella, sto per andare a casa da Dio. E morì. Questo è bello. Questo è l'amore di un'azione. Ho detto che una caratteristica deriva dalla vita, da una vita che non è più anomala, dalla vita cristiana, e dell'amore a Dio, a Cristo, un uomo che un uomo, una donna di oggi, come voi, possa amare Cristo, come vi amate tra voi, come, non con uno sforzo strano, ma come una penetrazione lenta che è maturata e da cui nasce l'amore, quell'amore al prossimo per cui non c'è più estraneo. Non c'è più estraneo, non c'è più estraneo, solo qui. Quante altre cose vorrei dire, avevo pensato almeno 3 o 4 altre da dire, però una sola
l'accenno, perché questo è quello che mi fa più vibrare, quello che mi fa venire voglia di ballare sempre, ed è il perdono. Il perdono è impossibile. Ama, guarda, la persona, anche la persona che più ami, con la persona quindi più amata, è impossibile. Perché il perdono vuol dire ricostituire dall'origine, rendere puro come l'origine, intatto come l'origine, è divino. E infatti il nome di Dio più proprio nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, il Dio che si rivela all'uomo, che diventa, è la parola misericordia. E che diventi capace di perdono l'uomo e la donna. Che diventi capace di perdono. Questo è il più grande miracolo, infatti volevo parlarvi dei miracoli, ma cito solo questo. Comunque ricordatevi che se la Chiesa è il prolungamento di Cristo, tutto quello che faceva Cristo si ripete nella storia della Chiesa. Non c'è un momento della Chiesa, un anno nella vita della Chiesa, senza miracoli come li ha fatti Cristo. Nel 1950 Pio XII ha fatto 20 santi e 20 beati. Per fare un beato e un santo occorrono almeno due miracoli di primissimo ordine, cioè ricostituzione scientificamente documentata improvvisa di materia organica, di realtà organica. Quindi vuol dire che in un anno 80 miracoli documentati. Con quella documentazione così rigida, per cui per far santo uno occorrono molti soldi per fare tutte le indagini che la Chiesa esige. Ma non mi soffermo su questo. Voglio semplicemente ricordarvi il più grande miracolo, che è il perdono. Che San Paolo, a cui San Paolo accennava.